la prima assunzione è stato un capodanno dell'88. Si faceva perché all'epoca era una droga d'élite, una droga considerata da VIP. Prima magari con 150.000 lire dovevi prendere un grammo, era molto ma E adesso molto più invece? difficile. Adesso con 20 euro prendi una dose. Un certo giorno, un certo anno, la cocaina è scesa nelle strade, dai salotti bene, e quindi tutti possono fare uso di cocaina. Tassisti, anestesisti, medici. È una droga che è da aristocratica è diventata democratica. Quanti anni hai? 37. E perché sei qui? Per uso di cocaina. Ho cominciato a fare uso di sostanza e poi non bastavano più soldi e mi sono trovato a spacciare. Qual è la gente che consuma la cocaina? Commercianti, imprenditori, medici, avvocati. Che ti telefonano? Sì, uno chiama e ci si incontra e su appuntamento, diciamo. Tipo vai a casa da una casalinga a portare Certo, che va a prendere il figlio a scuola. E quante ce ne sono così? beh, abbastanza. Ho iniziato a sniffarla, dopo ho iniziato a iniettarmela, dopo iniettandola, cioè fine, lasciando perdere l'agolo, la fumavo. Ti viene talmente alimentata con tante fisse. Ad esempio, stai in una casa e stai facendo uso della cocaina, inchiudi tutte le serrande e incominci a guardare e pensi che ci sono le persone fuori che ti guardano. Per dire sei un furuncoletto, ti metti davanti allo specchio e incominci a tastare tutta, fino a che non è finito l'effetto, ti ritrovi tutta rossa e tutta piena dopo di crosticine perché hai fatto una cosa con la sostanza in corpo. Dice, quindi diventi autolesionista. Anche. Il cocainomane è una persona che ha una idea di sé molto grandiosa in genere. Quant'è che devi scontare? 5 anni e 1 mese. Per quale reato? Rapina. E che c'entra la cocaina con questo? Perché purtroppo io ho iniziato a usare la cocaina all'età di 16 anni e col crescere praticamente i soldi non bastavano per fare uso di cocaina e quindi ho iniziato a fare i reati. Ho lavorato, cioè ho avuto pure un bel lavoro, però purtroppo con la testa non ci stavo, l'ho lasciato. Che lavoro era? Lavoravo all'istituto poligrafico azzeccato dello Stato. Assumevi cocaina per andare al lavoro? Ma era un'abitudine, tutti i giorni assumevo cocaina. Io facevo la segnaletica stradale. E questa cosa che impatto ha avuto sul tuo lavoro? Ma inizialmente non tanto, perché era una droga abbastanza gestibile, era. Perché inizialmente lo facevo sempre per fine settimana. Poi la cosa cominciò a essere un po' abituale, ma non era compatibile con il lavoro. Perché? Perciò lo perdevo il lavoro, perché attualmente magari quando fai uso di cocaina, poi dopo ti Capisci perdi. No, niente. ti perdi perché poi la mattina poi non ce la fai manco più alzarti per andare a lavorare. Quando uno sbraca con la cocaina, sbraca, è il binge, la buffata. C'è un bambino di 10 anni che purtroppo l'ho allontanato. A oggi vedo gente che si rovina, vite perse. Chi si vende un orologio, chi si porta via il televisore da casa. Lavoravo dentro alla banca del tribunale. Ma la cocaina è vero che ti fa lavorare meglio? Ti rovina la vita. Questa sera, lo avete capito, ci occupiamo di cocaina, ogni paese la chiama in modo diverso, ma insomma avete capito di che cosa parliamo. Era bella quella definizione che ha colto Chiara Romano nelle sue interviste, quella droga aristocratica che è diventata democratica, che sta invadendo non solo in Italia, ma in tutto il mondo le strade.
E si può affrontare il tema della cocaina in tanti modi. Una delle angolature che vorrei prendere questa sera, e lo faremo sicuramente con i nostri ospiti, è la sua dimensione, passatemi il termine, carceraria. In Italia le carceri sono un disastro. E il tema delle carceri l'abbiamo affrontato anche tante altre volte, perché oltre a essere sovraffollate sono disumane per chi ci vive, nonostante abbia commesso dei reati. Bene, un quarto dei carcerati italiani è in carcere, è tossicodipendente, ovviamente non solo per la cocaina, e metà di questi tossicodipendenti sono in carcere per reati molto lievi legati al consumo o allo spaccio della cocaina, consumo ovviamente finalizzato anche a un piccolo spaccio. Bene, il tema che io vorrei porre in maniera direi un po' provocatoria, ma neanche tanto, è capire quanto sia giusto criminalizzare l'utilizzo della cocaina, quanto sia sbagliato pensare che l'antiproibizionismo non sia una soluzione. Capisco che molti di voi possano balzare sulla sedia a questo punto, i magistrati non sono d'accordo con chi parla, neanche i poliziotti, ovviamente chi ha un cocainomano in famiglia non la vede in questi termini, ma comunque il tema della cocaina e delle droghe affrontato diversamente dal nostro ordinamento giudiziario probabilmente è un tema che ci dobbiamo porre con una postilla evidente, e cioè che questo è un tema che non si può porre in un solo paese, ma che si dovrebbe, su cui si dovrebbe ragionare in termini internazionali. Ne parleremo tra pochissimo. Buonasera da Nicola Porro. In una delle campagne elettorali più ossessiva e concentrata della nostra storia non si è minimamente parlato di droghe. Non si è parlato minimamente, come ha fatto Nicola Porro, di proibizionismo, antiproibizionismo, forse una parola si poteva spendere. Non si è parlato neanche della dimensione sociale di questi nuovi consumi di tossicodipendenza. Per esempio, qual è la relazione fra la crisi e l'evoluzione delle droghe? Come cambia l'assunzione e anche la pervasività delle droghe nella società contemporanea? E allora la domanda che facciamo oggi è: dove non è arrivata la politica, è arrivata la narrativa. L'ultimo libro di un terzetto che viene definito La banda del noir, di cui due autori sono ospiti stasera in questo studio, pone un tema e pone anche gli interrogativi. Certo, con la chiave dell'evasione, dell'intrattenimento, della narrativa, ovviamente della scrittura pura, ma anche tagliando trasversalmente tutti i temi più importanti. La droga si è fatta internazionale, ovviamente, globale nella sua dimensione più estesa, parla da un capo all'altro di tutti i continenti, ma anche è diventata una risposta a un problema che c'è nella nostra società. Quindi di questo vogliamo parlare stasera e di tante altre cose. Buonasera a Luca Terelli. Allora, caro Luca, non te l'aspettavi che io fossi antiproibizionista? Un colpo basso, proprio. Un colpo basso. Ma adesso, siccome noi, vabbè, conservatori siamo niente, sempre antiproibizionisti, cambiano le stagioni politiche. Eccola là, sei in par condicio. No, come si chiama ora? Non posso dire niente. Non possiamo dire nulla. Silenzio elettorale. E neanche hai citato il terzo della banda del noir. Sì, perché intanto presentiamo i primi due. Esatto, qua. Vai. Bentornati fra di noi, Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo, di cui uno, peraltro, è anche un giudice, quindi vedremo se è vero che sono tutti contrari alla e se quei numeri che io ciò che ho letto dalle statistiche sono aggiornati, perché poi De Cataldo ci può aiutare su questo. Quali statistiche? Sui carcerati tossicodipendenti? Sì, sì, ma penso di sì, ma insomma la situazione delle carceri è assolutamente drammatica, è sotto gli occhi di tutti, anzi i vituperati magistrati sono, credo, quelli che portano la coscienza più sensibile, la sensibilità più acuta, se preferite, su questo tema, tant'è che cominciano ad esserci dei provvedimenti in Italia di ritardo, di rinvio dell'esecuzione della pena o anche addirittura di concessione di arresti domiciliari e di altre misure motivati anche sulla situazione di ingestibilità dei diritti umani nelle carceri. Un quarto dei carcerati è tossicodipendente? Adesso un quarto non glielo so dire con precisione o con esattezza, ma che i reati legati alla tossicodipendenza siano reati in costante aumento, questo è sotto gli occhi di tutti. Allora, il terzo è Gianrico Carofiglio. Oh. Bip! Lo possiamo nominare? Ah, già, non lo possiamo nominare, porca miseria. Ma vi rendete conto? Sì, no, è una cosa pazzesca. Fatemelo dire, da un uomo libero, da scrittore, Gianrico Carofiglio, no, coautore di questo libro. D'ora in poi parleremo solo come il coautore di questo libro.
non è presente, ma non neanche candidato alle elezioni, ma senatore uscente. E quindi non può essere, e quindi non può essere presente. Qui siamo nel regno della, dell'irrazionale. Vabbè, le leggi sono fatte per costruire dei confini. Ma si possono anche criticare le leggi, eh? Sì, non violarle come davanti a un magistrato. Allora, diciamo una cosa importante, su cocaina, questo libro nasce con una gestazione lunga, che è quella dei tempi, diciamo, della letteratura, però insiste ed è esattamente contemporaneo. Lo volevo chiedervi, visto che avete parlato molto nelle interviste che hanno presentato questo libro, magari partiamo da Carlotto. Intanto c'è un filo fra il tuo ultimo libro e questo. Il Respiro corto, in qualche modo, parlava della grande rete della criminalità organizzata mondiale. Qui invece parli del lato italiano. Sì, dal mondo globalizzato sono arrivato a una situazione molto particolare, che però secondo me è molto importante, e c'è la relazione tra consumo di cocaina e mondo del lavoro. Nel senso che nel mondo del lavoro la cocaina è arrivata parecchi anni fa, però erano piccoli spacciatori, adesso è proprio una rete organizzata, nelle zone industriali la mattina presto. Hai raccontato quindi che anche le donne delle pulizie nel nord-est che conosce frequenti, oppure persone che fanno lavori umilissimi, perché? Perché si è abbassato il prezzo? Perché c'è più disperazione? È cambiato il consumo a seconda della classe sociale. Cioè le fasce più basse, quelle che oggi vivono la crisi in maniera drammatica, non usano la cocaina in una dimensione euforica, ma consolatoria. Cioè prima di entrare in fabbrica, prima di aspettare che passi il caporale a tirarti su per portarti in un cantiere, o per affrontare una giornata dopo una notte di pulizie, una riga di coca funziona. E quindi è diventata una cosa molto particolare. L'altro aspetto è il mondo delle autostrade, nel senso che abbiamo un sacco di padroncini, purtroppo, che devono reggere i tempi, e quindi lo spaccio nelle aree autostradali è diventata anche lì una piaga molto particolare. È vero che non è più una droga aristocratica, ma è vero che però cambia il modo di consumarla a seconda di chi la consuma. Cioè, no, le prospettive sono molto diverse. De Cataldo, tu invece parti addirittura dalla piantagione di coca, raccontando l'ascesa di un ragazzo, di un raccoglitore di foglie, che poi diventa addirittura in un colpo di scena finale, fa molta carriera, e però anche tu racconti il lato italiano, racconti il consumatore eccellente, e quindi indaghi l'altro lato, cioè quello proprio più classico, la droga ricreativa del... È la stessa paranza, cioè una sostanza di per sé innocua, offerta da madre natura e da millenni radicata nella cultura dei popoli latinoamericani, dove ancora diritto di cocheare è un diritto riconosciuto dalle costituzioni di quei paesi, cioè si mastica, si allevia il senso di fatica e si lavora. L'uomo la trasforma, come sempre avviene nei fenomeni economici, e la rende una merce. Questa merce è preziosa perché è una merce illegale, da questo punto di vista l'antiproibizionista sarà sicuramente d'accordo, ma è una merce preziosa anche perché offre una possibilità di uso a tutti i livelli, a diversi livelli. È appunto la droga dell'efficienza, la droga dei parties, la droga delle feste, il condimento indispensabile di una seratina particolare, che poi noi vediamo nei processi essere la seratina VIP, ma anche la seratina di un poveraccio, io me lo ricordo, in un processo che di mestiere lavava i cadaveri, non è proprio il mestiere più esaltante del mondo. E allora ci confessava molto onestamente, io che devo fare, col lavoro che faccio, una botta di vita me la devo fare il sabato sera. No. E allora, tutto questo, e io cerco di dimostrarlo in questo racconto che è un po' una specie di girotondo. E questa però è un'altra caratteristica, cioè si parte col consumo occasionale e poi si cade in una sorta di dipendenza. Ma, ripeto, quello che io cerco di mettere in questo racconto è che, come diceva quella signora che è stata intervistata qui, la cocaina ti rovina la vita. Cioè è il passaggio di un testimone che ti leva sempre qualcosa. E ti leva sempre qualcosa, cioè ti fa del male. Questo e Cataldo, come ti rovina la vita? L'alcol? L'alcol, che non è vietato. Io volevo ovviamente portarla... Ecco, ma io, no, ma io non ho... Vorrei fare il Pierino antiproibizionista. L'antiproibizionismo è un tema di estrema serietà. No, un tema serissimo, e è uno di quei pochi casi in cui noi abbiamo la controprova del mancato funzionamento del contrario. Oddio, cioè, no, me la faccia capire bene. Allora, il proibizionismo ha fallito.
Noi non sappiamo se l'antiproibizionismo potrebbe funzionare meglio. Una... Però sappiamo sicuramente Carlotto, che su questo tema non possiamo sapere se avete idee diverse. Tu sei antiproibizionista? Io sono antiproibizionista. Sì. Però perché vorresti provare? No, vedere dire, che succede. No, il problema legato alla cocaina è che noi stiamo parlando dei consumatori abituali. Certo. Ma esiste qualche milione di italiani che la consumano occasionalmente, no? Certo. Io credo che sia la maggioranza delle persone che la usa in questo modo, se no avremo un impatto sociale dal punto di vista patologico enorme, invece è più ridotta. Evidentemente è una droga che viene consumata in maniera molto più occasionale. Vi facciamo di vedere quello che si pensa. Una serata della nostra Mia Cerian con le forze dell'ordine, così no Luca? Adesso certo, lo vorrei subito far vedere. Una notte caccia di a caccia spacciatori. Di spacciatori, ma anche consumatori. Vediamo. Ti trovo la pistola? Quindi che questo qua è il bilancino. Che negli anni 90 era 95 era l'eroina e spacciavano con i pasti di beccarli anche in divisa. Poi è diventata la cocaina la regina. Quella che usa cocaina adesso, tutti, proprio trasversale, nel senso che la utilizza dallo studente al professionista e in mezzo mettici qualsiasi tipo di professione. Un nero ha parcheggiato la sua macchina ed è salito sulla macchina con un altro nero, adesso è già disceso, le macchine sono ancora là, volevamo capire perché, cioè, ci sta anche che un nero porti la roba con un altro nero, ci sta eh. Dove sei esattamente? Verso dove? Stazione o verso l'Oreno? Allora, Palestrina, noi abbiamo superato Cagliazzo. Un secondo, fammi aspettare, stiamo arrivando. Non riesco ad andare avanti. Devo scendere adesso. Hai qualcosa addosso? Dillo subito, che tanto la troviamo. Hai della storia addosso? Guardami, guardami. Dove ce l'hai? Dimmi un secondo di qua. Ascolta, documenti per una scritto giorno. Cosa fai con la mano? Stai fermo. Stai fermo. No, stai fermo. Stai fermo. Fermo. Guarda che ho trovato qualcosa, guarda, là, sotto la macchina, lì, piglia la porta. Tieni lui, Paolo, tieni lui. Non ho portato niente. Dove? Una ce l'ho io. Vuoi vedere? Sì, buonanotte. Cosa ho buttato, una. Sì, sorretta. Questi da dove arrivano? Eh? Da dove arrivano questi? Adesso devo... Adesso sono via di... Queste di chi sono mie? Eh? No, chi sono? Non è mio. È mie? Ce l'hai in tasca e non sono tue? Però voglio capire se è uno di quelli che va a riscuotere. Poi ce l'hai guardato nei pantaloni? No, ancora no. Probabilmente ce ne ha due, però mi sembra strano che ce ne sono queste. Noi abbiamo seguito, ha fatto delle vie, fino a che è arrivato lì, si è parcheggiato, ha incominciato a guardarsi intorno e cercava. Poi da lì si è agganciato lui dietro, abbiamo cominciato a vedere che andava da lui, poi è uscito, noi abbiamo cominciato a seguire lui e tutto è rimasto a guardare ancora al tipo. Di dove sei? Non sei salito sulla macchina di nessuno? No. No? Sotto chi nome Kili. Una mia è l'ultima vanità. Hola, è il tuo amico che hai incontrato prima? Il tizio lì che poi abbiamo fermato, alla fine ha detto che
si è incontrato con questo qua, da cui ha preso in cambio di 50 euro le due palline, perché lui è un consumatore. Lui è arrivato con una macchina, ha parcheggiato, è salito sulla macchina dell'altro, ha fatto qualcosa, è sceso, quello là con la macchina è andato via e lui è venuto qua. Guarda, non voglio immaginare quanti ce ne sono contemporaneamente adesso, soprattutto a Milano. Mamma mia. Come fai a stargli dietro? Siamo 10. Questo è il reagente. Blu cobalto vuol dire? Che è cocaina. Massimo Carlotto, qual è secondo te la relazione fra l'espansione del consumo della cocaina e la crisi? In parte l'hai detto, ma secondo te c'è una sorta di domanda sociale di evasione? Secondo me sì, e anche perché la gente campa sempre meno bene da un punto di vista proprio della vita personale. La crisi acuisce questo modo di vivere un po' assolutamente felice, e dopodiché la gente consuma sempre di più, ma non solo la cocaina, perché prima il poliziotto diceva fino al 95 c'era l'eroina, adesso sì, l'eroina è tornata. Torna. Nel nord-est è tornata, ma non l'eroina che si sniffa, l'eroina da buco, quindi stiamo tornando alla siringa. Perché c'è questa differenza? Cioè, si diceva che aver creato l'eroina da sniffare aveva reso più facile l'accesso. Perché si torna al buco? Perché è più bello. I tossici dicono così perché è più bello, sostanzialmente l'effetto è molto diverso. Più e mentre potente. Non so, nella Marsiglia si sniffa di più, e si chiama chasse au dragon, questo modo di consumare l'eroina, invece da noi è tornata in maniera molto diversa. I talebani hanno l'oppio, i kosovari hanno le raffinerie, e arriva immediatamente nel nord-est. Non a caso la regione della crisi, no? dalla crisi industriale, dopodiché si assorbe anche questo tipo di crisi. C'è una relazione molto precisa, come però diceva prima giustamente, c'è anche il discorso del consumo dell'alcol che in questo periodo sta aumentando. E secondo me a un certo punto bisognerà cominciare a fare anche delle cifre, no? Che il problema, voglio dire, è sociale, quindi delle cifre vanno fatte. Siamo al terzo posto per il consumo in Europa di cocaina. Terzo sì, posto. Sì, terzo milioni posto. Di persone. Dopo chi? Allora, una dice Spagna, Inghilterra, Italia, un'altra Danimarca, Spagna, Italia. Sono le due statistiche. Io mi chiedevo, voi avete visto con noi il servizio di Mia che ha passato una notte con tre o quattro persone della polizia a pizzicare dei... Squadra mobile. Sì, consumatori / spacciatori. Ma De Cataldo, vuol dire che noi stiamo utilizzando le nostre risorse di cittadini e di contribuenti per beccare due palline che non fanno neanche un pezzo, come si dice a Milano, perché probabilmente non sarà neanche un grammo di cocaina, e con delle persone che comunque rischiano la vita, hanno la pistola e stanno occupandosi in maniera ovviamente corretta dal punto di vista delle forze dell'ordine. Io le chiedo, è giusto questo sforzo che noi stiamo facendo? Sì. Posto che non è quello il tema è il grande spacciatore, certo. E il traffico internazionale. Però guardi, finché c'è... Scusatemi, non voglio fare nessuna critica alle forze dell'ordine, che fanno il loro mestiere benissimo. Ma finché c'è il reato va perseguito, certo, a tutti i livelli, cioè a livello del grande narcotraffico, a livello del riciclaggio del denaro, perché lì è il problema centrale, e a livello di strada. Puoi chiedere ai poliziotti che... appunto, non solo fanno il loro dovere, ma poi sono l'unica interfaccia sulla strada, quindi sono quelli che si beccano gli insulti, gli odi, l'astio e quant'altro. Non gli puoi chiedere, cioè no, da oggi non si arresta più nessuno.
si può lavorare con intelligenza, cioè si può cercare di capire prima e meglio chi è consumatore, chi è borderline, chi è effettivamente uno spacciatore, ma non gli puoi dire improvvisamente lei è un magistrato. Liberiamo le strade. Lei è un magistrato, è corretto, no? Sì. Quella persona... È ancora consentito dalla legge, quindi. Sì, se non si candida può anche venire in televisione. Beh, oggi da noi. Se quella persona che è stata fermata, mi faccia capire qual è la procedura. La polizia fa becca questo signore, ha della droga, come abbiamo visto. Va al PM di turno, va al PM che di stabilisce turno se c'è l'arresto o non, se c'è il consumo personale, che diciamo... A volte deve anche farlo in modo intuitivo, rapido, immediato, oppure lo perché a luna lo di notte processare per direttissima. Si deve fidare del... Perché chi legge il tuo racconto sa che non esiste il consumo privato, insomma, in qualche modo, no? C'è uno dei personaggi e dice, no, questo è comunque spaccio. Lì nel racconto c'è parecchia roba. C'è parecchia roba, poi la legge non ci aiuta perché non ha fissato un minimo. Ecco. Dopo tutte le furiose polemiche che ci sono state negli anni passati sul consumo personale, eccetera, in teoria un miliardario può detenere un grosso quantitativo di droga dicendo è per il mio consumo personale, io me lo posso permettere, e quindi l'indice per capire che è uno spacciatore o un riciclatore, non soltanto un consumatore, va desunto altrove. E come si fa? Se c'è il bilancino, se non hai lavoro, se hai un aspetto strano, insomma è complicato. E lei dice giustamente, spesso si esaurisce a livello della strada, che non è l'unico livello, anzi è forse il meno... È quello che si vede di più, dà più fastidio alla gente, ma è il meno importante. Tendenzialmente quante volte si esce da un arresto così, con quelle sentenze lampo, senza carcerazione, con un buon avvocato? Francamente ogni caso è diverso da un altro. Adesso io poi devo confessare che da anni mi occupo da omicidio in su, per cui non... non frequento più la strada, sì, l'Assise, per giunta l'Assise d'appello. Però ecco, la sensibilità di strada che molti poliziotti hanno, qui Massimo potrà confermare, non tutti, ma molti poliziotti hanno, è spesso il primo indicatore di un'intelligenza nel reprimere questo fenomeno. Quindi sono loro la vera sentinella, che conoscono la dimensione di quello. Guardi, che nei hanno... Nei quartieri dove funziona la polizia, insomma, si vive meglio. Questo è notorio. Nelle comunità dove c'è un rapporto tra la forza dell'ordine, ripeto, quello che sta sulla strada, che ci mette la faccia, eccetera, e la cittadinanza, un rapporto attivo nelle strade dove c'è luce e non c'è buio, no? Nelle strade dove non ci sono vetrine spaccate, nelle strade dove circolano i ragazzi, e non soltanto i ragazzi per male, si vive meglio. Senta, lo chiedo a tutti e due, la tesi è che la cocaina si è democratizzata, però c'è anche un altro fenomeno, e cioè quello delle metanfetamine, che sono diventate ormai forse la droga principale per i giovani. È così o è una... anche questo è un racconto... Quindi c'è anche una differenza anagrafica. Esatto, il diciottenne. Ma le metanfetamine si usano molto, però secondo me le pasticche vanno meno di un tempo, secondo me. Sulla questione della cocaina, invece, va detto che la cocaina, come tipo di spaccio, ha provocato un fenomeno abbastanza unico, nel senso che si sono create bande di incensurati, cioè per nulla legate alla criminalità organizzata. E questo e non era mai... Ma dove se la procurano? Allora, circa 10-15 anni fa, in Colombia, i colombiani hanno avuto questa intuizione di cominciare dai turisti che facevano il piccolo spaccio. Così si è creata, senza passare per organizzazioni criminali, e così si è creato un giro, e infatti si vede, ad esempio, dagli arresti nel nord-est del mio territorio, si vede che sempre di più sono coinvolti e incensurati. Cioè turisti che arrivano dalla Colombia o dal Sud America... Gente che portano... si organizza il proprio giro... Ma non perché sono alla fame, ma perché è business. E questa è una cosa importante da dire, perché è cambiato anche il modo di adeguarsi al reato. Non sono più solo le organizzazioni criminali, ci sono queste piccole bande di incensurati, ma comunque aumenta sempre di più il numero degli arrestati. Sì, che poi entrano ed escono, cioè non sono legati per la vita a un'attività di spaccio. Facciamo l'esempio di... piccolo imprenditore che ha un momento di crisi e riesce a sanarlo con un paio di carichi fortunati. Come no? Oppure di quello che ha si apre il negozio e poi riesce ad avviarlo, ad accorsarlo, grazie appunto a un paio di carichi fortunati. Le grandi organizzazioni criminali vigilano,
perché la grande organizzazione criminale entra direttamente nel, cioè si comprano la piantagione, l'intero carico, lo affidano a un trasportatore, lo assicurano a un broker. Per esempio ci sono alcune mafie dell'est, i georgiani in particolare, sì, che sono dei grandi broker, cioè dei riassicuratori di carichi clandestini, e poi loro, intascato il proprio, non si curano dello spaccio al minuto, al dettaglio, eccetera. Possono intervenire semmai in una situazione in cui il territorio diventa caldo perché c'è qualche banda che alza la testa, spara, fa troppo casino. Quando si fa casino c'è intervento, c'è polemica sui giornali, improvvisamente una città si sveglia e dice: oh, perbiacco, c'è la cocaina anche a casa nostra. E allora tutti si affannano a correre ai ripari, bisogna fare gli arresti e via dicendo. Quello che bisogna sottolineare è l'interdipendenza tra il consumo di strada, il consumatore spacciatore borderline con la pallina, con il pezzo, eccetera, e i grandi movimenti di capitali che entrano nel gioco economico e che sono la stessa filiera. Una cosa che colpisce in questo racconto è che uno dei protagonisti riceve continuamente offerte di investimenti ad alta redditività e a brevissimo e ad altissimo rischio. In una situazione di crisi, i soggetti economici che dispongono di liquidità, e le mafie dispongono di una immensa, enorme liquidità, qualcuno ha stimato in statistiche internazionali il sesto, settimo PIL del mondo, quindi potrebbero sedere al G8. Cioè i soldi sono lì. Quei soggetti sono molto appetibili anche per le economie cosiddette pulite. D'altronde, fin dai tempi di Vespasiano, pecunia non olet. Quindi una volta entrato nel grande giro economico, è difficile risalire all'origine. Per questo, come dire, i grandi investigatori, dalle prime indagini di Falcone e Borsellino degli anni 90 sino alle unità che lavorano insieme ai gruppi di monitoraggio del sistema bancario, del sistema finanziario internazionale, è lì che puntano, ai patrimoni, perché è lì che si crea la domanda, e dalla domanda alimentata dal proibizionismo poi... Ecco, sembra un mercato perfetto quello della cocaina, c'ha le sue quotazioni, i suoi prezzi, le sue palline, come abbiamo visto, perché noi abbiamo al giornale abbiamo fatto un'inchiesta e sono state identiche quelle palline che abbiamo visto nel servizio. Io non so se in tutta Italia sia così, ma sembra quasi che ci sia uno standard, una grande standardizzazione di questo mercato. Per quello mi stupisco molto. Sta facendo vedere queste due palline, che è proprio il tipico modo con cui si... Il format. Sì, il format della cocaina. Quindi mi chiedo, si è creato di fatto un vero e proprio mercato, anche se parallelo, secondo voi, sulla cocaina, a differenza per esempio dell'eroina, che è più borderline oggi? Ma secondo me cambia anche da zona a zona, però io credo di sì, che ormai la cosa sia una sorta di mercato standard che funziona in questo modo. Le sue quotazioni? Assolutamente sì, poi il prezzo è quello, nel senso che poi la gente viaggia molto, lo compra da una parte e dall'altra. Recentemente è cambiato il modo invece di spacciarla, che è sempre legata al mercato. Cioè che gli spacciatori danno il biglietto da visita col numero di cellulare, cioè te la portano direttamente a casa, delivery, soprattutto per direbbe. Le feste. Sì, però questo cambia, perché si rischia molto meno che andare, certo, a comprarla per strada, cioè te la porta a casa. Quello che noi sentivamo nel primo servizio di Chiara, si chiama e direttamente ti viene a casa lo spacciatore, che è un servizio. Sì, esattamente. Siamo dei cioccolatini. Questo cambia molto, perché cambia anche molto il discorso. È intercettabile uno spacciatore, Ma tutti sono intercettabili, adesso non per seminare panico, perché so che da questa parte del tavolo il tema delle intercettazioni è particolarmente caldo. Ma individualmente, non più sta cambiando la stagione. Individualmente è molto caldo il tema delle intercettazioni, anche se non si parla di cocaina. Per fortuna non si parlava di cocaina, se no ero già in galera. No, ma perbacco, io lei sa, la maggior parte di noi magistrati, la stragrande maggioranza, non augura mai la galera a nessuno. Immagino. E semmai il popolo con il quale ci troviamo a dialettizzare quotidianamente, che ci chiede sempre maggiori quote di galera, maggiori quote di repressione, maggiori quote di severità e di violenza, tranne che non venga toccato nei propri interessi, nel qual caso si riscopre misteriosamente e improvvisamente garantista. Vi posso fare una domanda, anche questa un po' sconveniente? Può essere che il successo commerciale, perché di questo stiamo parlando, della cocaina, nasca anche dal fatto che è una droga che non uccide apparentemente in maniera immediata? Perché le stesse pillole, noi nei giornali, le stesse pasticche nei giornali abbiamo detto, no, i casi di discoteche, di giovani che sono... Invece sulla cocaina si ha un'idea un po' più attutita del suo danno che crea, è così?
Assolutamente sì, beh, dopo la stagione dell'eroina la gente ha imparato anche ad assumere i suoi piaceri. Certo. E poi le pasticche, soprattutto quelle che venivano dalle raffinerie croate, erano pessime di qualità e più di qualche ragazzo ci ha rimesso le penne. La cocaina poi, adesso è brutto dirlo, lo so, però pare che sia molto più buona e quindi... Come droga, come è vero De Cataldo che boss le disse la coca non è roba da tossici? Sì, sì, ma mica un boss soltanto. Cioè, che intendeva? No, era, diciamo... Ma non droga. C'era un omicidio sullo sfondo, era stato punito un eroinomane che aveva, diciamo, contagiato, intaccato la purezza della fidanzata di questo boss, che era un grandissimo cocainomane, trafficante di cocaina, e il quale sosteneva... Quella non è droga, la droga è l'eroina, la morfina, l'oppio, l'hashish, che fa malissimo ai giovani, ma la cocaina fa bene. E a questo proposito non è soltanto la qualità della sostanza, la purezza della sostanza, perché se per questo a Roma è cominciato a circolare il crack, che è veramente robaccia che brucia il cervello, anzi se qualcuno ci sta sentendo, quello fa veramente più male del male. Chiusa la parentesi. Io spero che qualcuno ci ascolti. Se qualche consumatore... Ah, ecco, qualche consumatore di crack il sabato punto, sera... Quello veramente evitatelo, ragazzi. Cioè, riducete il danno se proprio vi dovete fare il crack, è terrificante. La cosa grave, e molto seria da dire, è che tutta questa società negli ultimi anni è stata sottilmente, occultamente, ma dichiaratamente cocainofila. Cioè, il consumo della cocaina è stato... a livello di messaggi commerciali, pubblicitari, sottilmente incoraggiato, non solo perché non uccide, ma anche perché fa fico, fa tendenza. In fondo che sarà mai? E di questo sono intessuti i nostri messaggi, sono stati intessuti negli ultimi anni. Questo vale anche per la canna, l'hashish, la marijuana? Molto meno. C'è stata sicuramente una maggiore criminalizzazione nei confronti della canna. Lei dice c'è stata una maggiore criminalizzazione nei confronti della canna? Certo. Esiste una distinzione dal vostro punto di vista tra droga leggera e droga pesante? Ah, per me sì, assolutamente sì. Nel senso che la canna... Non esiste dal punto di vista della legge. No, voglio dire, la cocaina è una droga pesante? Per me sì, è una droga pesante che può dare degli effetti, voglio dire, con l'assunzione sistematica, ovviamente, voglio dire, può provocare patologie e danni, a differenza della cannabis. Ci fermiamo. Ah, peccato, volevo sapere anche se decadalto al volo esiste una differenza tra droghe. Fa male anche la cannabis, specialmente perché quella che circola adesso è potenziata e geneticamente modificata. Bravissimo, Back pubblicitario, decadalto, c'è tempi perfetti. Vabbè, anche in Colorado. A tra pochissimo. Anche in Colorado. Allora, qui parlando di cocaina, di Carlotto, caro figlio De Cataldo, forse abbiamo parlato molto del fenomeno e poco del libro. Come vi siete concertati? Ognuno ha scritto per conto suo in assoluta solitudine oppure vi siete divisi il campo? No, io mi sono svegliato una mattina, bella ciao, e sono andato dal mio editore e gli ho detto c'ho un titolo, perché funziona molto così nell'industria editoriale, c'ho un titolo, cocaina. E immediatamente ha detto, sì, ma con chi vuoi farlo? Con Carlotto e caro figlio. Ci siamo telefonati e ci siamo detti, l'idea è la centralità della droga, appunto la droga trasversale che attraversa tutti gli strati sociali, tutto quello che abbiamo detto sinora. Dopodiché, tema libero, ciascuno elabora come gli pare. Non c'è bisogno di altro, quando si è amici si condivide un percorso di scrittura, si sono fatte altre cose insieme, ci si stima e via dicendo. Si aderisce a un progetto. È un libro che alla fine lascia un senso un po' cattivista, il tono medio, diciamo. I cattivi sono lì e buoni sono spesso sottopagati e bistrattati. Anche i lettori stanno dicendo che invece c'è anche dell'ottimismo, no? Nel senso che cattivista, però qui per adesso non vincono i buoni, ma magari un domani, no? A differenza di tanti altri progetti. C'è una battaglia sicuramente, c'è una lotta, perché proibizionismo o non, comunque tu i narcotrafficanti non fosse altro per ragioni estetiche, cioè per il danno estetico che provocano alla collettività imbruttendola e imbruttendo tutti noi, una mazzata in testa gliela devi dare, possibilmente al portafogli.
Bene, allora si chiude qui questa puntata. Noi... Torniamo, eh? Però insomma noi dobbiamo dire che cosa facciamo la settimana prossima. Appunto. Di che parliamo? Diciamo, racconteremo di che cosa vincitori e vinti. Vincitori e vinti sabato e forse domenica prossima. Tu hai già un'idea di cosa sia successo? Io so già tutto. È chiaro. A domenica prossima. Anche loro, infatti, il prossimo libro si intitola Vincitori e vinti. Vincitori e vinti. Perfetto. Ci vediamo sabato prossimo. Grazie.